Biagio Montessano, direttore sportivo e colonna portante del Castellamonte Calcio 5. Un momento importante quello che si è vissuto oggi a Castellamonte, la premiazione dei ragazzi dell'Under 17, la vostra Under 17, seconda nella Coppa Piemonte. Un bel traguardo che dimostra che quanto la linea verde del Castellamonte Calcio 5 sta crescendo. Quanto è importante far crescere questi ragazzi? Fondamentale, perché è quello che poi ti dà linfa alla prima squadra, all'Under 19 prima e la prima squadra dopo. Noi tutte le categorie le teniamo sotto età, cosa significa? La nostra Under 17 è composta per il 90% da 2007, difatti la stessa squadra che è riuscita ad arrivare fino a questo traguardo, che per noi è storico, che è la finalissima, si è presentata con tutti i 2007, quindi il prossimo anno ci riproporremo con la stessa identica squadra, praticamente speriamo di leggere invece che finalista vincente, sarebbe il nostro sogno, e poi chissà, da lì si accede poi alla fase nazionale, quindi sognare, come poi è una mia prerogativa. Castellamonte in questi anni, tramite il discorso del calcio 5, è cresciuto tantissimo, un movimento in cui tu, Biagio, hai sempre creduto, hai fatto grandissimi sforzi e continui a farli, a dimostrazione che un certo tipo di progetto, se fatto bene, porta dei risultati di alto livello. Guarda, mi conosci da tantissimi anni, forse abbiamo iniziato i primi tornei, c'eri anche tu col vecchio canavese, no? Abbiamo iniziato quasi scherzando. Oggi il calcio 5 è nelle società professionisti. La Juve ha iniziato un percorso come avviene in Brasile, in Argentina, la stessa Spagna. E fino a 14 anni non si gioca né a 7, né a 9, né a 11, né niente, si gioca solo esclusivamente a 5, solo esclusivamente indoor. Oggi la Juve lavora con il grande mister Alessio Musti, che gli dirige tutta la parte del settore giovanile insieme a Luigi Milani, e quindi vedo che alla fine quello in cui io ho creduto tantissimo mi sta, tra virgolette, iniziando a dare ragione. 2022-2023, la stagione si sta concludendo, si è conclusa, cosa dobbiamo aspettarci invece per l'anno prossimo dal Castellamonte Calcio 5? Il prossimo anno rifaremo la nostra Serie B, avevamo intenzione di fare un ripescaggio in A2, ma probabilmente faremo un passo indietro, perché comunque sono sempre stato abituato a sudarmele sul campo le cose, non attraverso i ripescaggi. C'è stata una riforma, ecco perché volevamo fare questo pseudo ripescaggio. Siamo riusciti, tramite una trattativa non del tutto semplice, a portare per la prima volta a Castellamonte un giocatore di caratura internazionale, è un ex pallone d'oro, Adriano Foglia, quindi avranno modo i nostri supporter e soprattutto i nostri ragazzi di collaborare, e gli altri invece di poter venire a vedere dal vivo un giocatore di questa caratura, che non è una cosa che tutti i giorni può succedere. Ci siamo riusciti, l'abbiamo portato dentro. Cosa ci aspettiamo? Restare in categoria, che è la cosa principale, poi se viene qualcosa in più ancora meglio, no? Siamo con Alessandro Ferraris, uno dei giovani campioni di questa Under 17 del Castellamonte. Allora, Alessandro, prima di tutto immagino una bella emozione, anche se il primo posto sicuramente sarebbe stato il risultato ancora migliore, e tu tra l'altro arrivi anche ad un'altra esperienza, quella del trofeo delle regioni con la rappresentativa. Allora, quali emozioni hai vissuto in queste settimane? Beh, innanzitutto quello del trofeo delle regioni è stata un'emozione grandissima, perché essendo che arrivavo da quest'anno al calcio 5, avendo giocato per tanti anni a calcio 11, è stato difficile. Abbiamo iniziato le selezioni all'inizio, eravamo in più di 400 ragazzi, poi siamo stati selezionati nel tempo, sono riuscito a entrare nei 18, siamo andati a fare un raduno a Fonta, dove sono entrato nei 15. Poi l'emozione più grande è sicuramente stata quella della partita a Novarello, la prima partita contro la Lombardia. Sono partito titolare in quella partita, dopo 5 minuti avevo segnato 2 gol, non ci potevo credere, è stato bellissimo, e da lì sono stato praticamente lanciato a entrare nei 12 a fare il torneo delle regioni. La prima parte è stato tutto molto, molto bello, però
il rammarico di non essere arrivato in finale è stato brutto. Insomma, abbiamo giocato quella semifinale contro la Campania, siamo andati subito sotto 1-0 per una distrazione generale, e siamo andati sotto 2-0, ma non ci siamo arresi, siamo andati sul 2-1 per noi, abbiamo messo il portiere in movimento, però purtroppo non è andata come volevamo. Avremmo veramente voluto giocare la finale al Pallabrumer di Verona, l'abbiamo solo potuta vedere, è stato un peccato. In queste ultime due settimane abbiamo fatto la Coppa Piemonte, sicuramente la prima vittoria è stata quella di battere alla prima giornata del girone delle 84 per 6-5, poi motivati proprio dall'entusiasmo abbiamo battuto prima il Sermig per 8-1 e poi il Fonta 19-3, poi abbiamo giocato i quarti di finale, che sapevamo che era la partita più importante, più difficile, perché se non vinciamo quella non saremmo potuti andare al Final Four. Ci siamo imposti 8-1, inoltre ho segnato 4 gol, quindi sono molto felice di questa cosa. E poi alle Final Four partivamo sicuramente da sfavoriti. Eravamo sfavoriti perché giocavamo da praticamente 8 mesi a calcio a 5. Fortunatamente non abbiamo preso in semifinale l'Asti, ma abbiamo trovato delle di futsal. Per noi era un'esperienza nuova, della mia squadra solo io avevo giocato in questo palcoscenico grazie alla rappresentativa. Subito loro erano più preparati, infatti dopo 10 minuti eravamo sotto 2-0, però non ci siamo arresi, sapevamo che la partita era lunga. Siamo andati all'intervallo sul 2-2 ci siamo imposti per 4-2 e siamo andati in finale. Il giorno dopo aveva anche detto Biagio, doveva essere una festa, perché incontrare l'Asti, che come sapete è terza, sono andati a Pesaro, sono terzi nella finale nazionale, siamo andati in vantaggio 1-0. Speravamo che potesse andare bene, però la loro preparazione tecnica, la loro preparazione tattica, bisogna essere sinceri, ci hanno anche devastato sotto l'aspetto fisico, e quello è un rammarico, però sicuramente per il prossimo anno, essendo anche erano tutti 2007, ci rifaremo sicuramente. Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, una premiazione importante perché i ragazzi dell'Under 17 del Castellamonte Calcio 5 hanno ancora portato una volta la città della ceramica a essere su un palcoscenico importante come quello regionale della Coppa Italia regionale di Calcio 5. Da sindaco immagino la soddisfazione di aver premiato questi giovani che rappresentano il futuro non solo del Calcio 5 ma anche della città di Castellamonte. Assolutamente sì, siamo soddisfatti, ma siamo soddisfatti soprattutto da come si comportano questi ragazzi, a prescindere dall'evento sportivo, a prescindere dalle prestazioni sportive. Sono ragazzi, sono bravi ragazzi, sono ragazzi che si comportano bene anche a scuola, come abbiamo sentito, e si comportano bene anche, insomma, nella vita fuori dai campi. Quindi che è quello che deve fare lo sport, cioè l'obiettivo principale dello sport è proprio quello lì, quello di far diventare dei ragazzi uomini, delle ragazze donne, perché vivano bene sempre e in tutte le circostanze. Questa è la cosa principale e mi sembra che l'obiettivo sia stato ampiamente centrato. Sì, lo sport si conferma importante sotto tanti aspetti, da primo quello dell'educazione dei ragazzi, degli insegnamenti, dei valori che vengono trasmessi a questi ragazzi giovani, ma è anche un veicolo per far conoscere il nome di Castellamonte all'esterno del Canavese, e in questo caso come amministrazione ci tenevamo a dimostrare la vicinanza ai ragazzi dell'Under 17 Calcio 5 Castellamonte per i risultati che hanno raggiunto, a premiarli con una medaglia in ceramica che è diventato negli ultimi anni un po' il simbolo dei risultati sportivi per quanto riguarda le società di Castellamonte, e ad augurargli ancora tantissimi successi negli anni a venire insomma, complimenti veramente per tutto, perché è stata un'impresa non facile, battendo squadre ben più titolate di città molto più popolose di Castellamonte, ma ancora una volta grazie a loro il nome di Castellamonte è arrivato ai vertici della Coppa Piemonte.
Now's the future. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future.